Casa base immobiliare affitta, un bellissimo appartamento, precisamente in Largo Marconi 1. Adesso vi faccio vedere l'affaccio perché è bellissimo. Siamo all'ultimo piano, una forma particolarissima. L'appartamento viene affittato vuoto, sono circa 110 metri quadri. Allora, la casa è praticamente al contrario, quindi io sto partendo dal salone, che è questo. In realtà l'ingresso è laggiù, quindi torno un attimo indietro per farvi vedere da dove sono entrata. Allora, questa è la porta dell'ingresso. Qui c'è un balcone di passaggio dove si può stendere. Guardate che carino l'ingresso. L'appartamento è molto particolare. Ha un grande soggiorno, una camera da letto enorme che è stata divisa in due camere da letto, di cui una praticamente rimane dietro questa libreria, due bagni, di cui uno in camera, vari ripostigli e una cucina abitabile. Torniamo di là, c'è una luce bellissima, Largo Marconi è esposto a sud, quindi la cosa bella di questa casa sicuramente è la luce, la luminosità. Vi porto qui in cucina, qui abbiamo la cucina, che è una bella cucina abitabile. Questo lato è lato via Nizza, quindi l'appartamento proprio esposto benissimo sud-ovest. C'è una vista pazzesca. Oggi non è proprio, è una giornata un po' con un po' di foschia, ma potete immaginare, guardate che bello, siamo all'ultimo piano, guardate che bello il tetto. Quindi gli affacci sono da cartolina. Di qua c'è il passaggio collegato direttamente a questo salone di questa forma un pochettino strana, con queste due bellissime finestre. Devo dire che io adoro questo genere di case, già me le immagino. Le porte sono porte originali. Qui abbiamo una delle camere con il suo bel balconcino. Praticamente qui dietro alle spalle c'è una porta che collega alla camera che adesso vi faccio vedere, che è diventata una specie di suite matrimoniale con il suo bagno privato. Guardate che bello il movimento di questa casa. Andiamo di qua che vi porto. Qui c'è un bagno, ma c'è una porta. Qui hanno creato questa pedana rialzata. Volendo, si può mettere un bel letto futon. Quelli che vedete lì sopra, praticamente, è la schiena di quella libreria che vi ho fatto vedere prima, dove c'è l'ingresso. Sono quadrati aperti, quindi in realtà l'aria assolutamente passa. Sono molto belli i dettagli d'epoca, bello il pavimento che è un parquet, il riscaldamento è centralizzato e siamo all'ultimo piano con ascensore. Qui c'è l'altro bagno. Il bagno, quello che è in camera, ha la finestrella sulle scale e poi ci sono vari altri ripostigli. Per tutte le altre informazioni potete collegarvi al sito dell'agenzia all'indirizzo casabaseimmobiliare.com. Guardate che bella la casa. La casa è questa casa stupenda che proprio è una casa rotonda che gira e accompagna la piazza. Quella che vedete lì sotto è la fermata della metro Marconi. Quello là è Corso Marconi. Al fondo di quel corso c'è il Castello del Valentino.